consegnato il primo pacco alla mia mamma. Sì, questa è un'iniziativa a cui teniamo molto, è un'iniziativa nuova del comune, un dono di benvenuto per i nuovi bambini e le nuove bambine che nascono nella nostra città. Tutte le famiglie dove ci sarà un nuovo nato riceveranno questo pacco che contiene alcuni prodotti forniti da alcuni privati e anche delle informazioni sui servizi in campo sociale ed educativo del Comune di Milano. Si tratta di un'iniziativa che avviene grazie alla collaborazione fondamentale con le farmacie comunali che consegnano materialmente il pacco, la famiglia riceve la lettera e devono portarla in farmacia dove avviene la consegna del pacco. È un piccolo modo per noi per dare il benvenuto ai nuovi cittadini milanesi e ci sembra una bella iniziativa che si inserisce nell'ambito di alcune azioni a cui crediamo molto riguardanti il sostegno alle nuove famiglie. In questi mesi infatti noi stiamo presentando anche i buoni riguardanti l'assistenza familiare e daremo risorse alle famiglie per poter ricevere in casa l'apporto di tate babysitter certificate dal Comune di Milano e arriveranno alle famiglie sotto i 17.000 euro di ISEE, quindi intervenendo su una fascia che non è solo quella tradizionalmente intesa come la fascia di maggiore povertà, arriveranno anche modulistiche per poter accedere al reddito di maternità. Il reddito di maternità è un intervento che cuba 1.800 euro spendibili in relazione a, anche in questo caso, servizi o beni certificati dal Comune di Milano. Interverrà per tutti i nati del 2017 e nel mese di marzo inizierà questa campagna informativa alle famiglie. Sono interventi che vogliono dire una cosa molto semplice, che il Comune di Milano pensa di dover assistere, accompagnare di più le nuove famiglie e diciamo tutti i nuclei familiari dove la nascita di un bambino o di una bambina deve essere vissuta come una straordinaria notizia felice e il comune deve aiutare le famiglie a non essere lasciate sole. Dunque i criteri per ricevere il pacco dono sono di nascere in uno degli ospedali milanesi? Sì, riceveranno il pacco dono, la lettera che dice che c'è il pacco dono a disposizione di tutti. Tutte le famiglie dove c'è un nuovo nato nella città di Milano. Invece per quello che riguarda il reddito di maternità e altre azioni riguardanti l'assistenza familiare, le tate, le badanti, le babysitter, tutto ciò interverrà in relazione a fasce di reddito ben precise perché crediamo che evidentemente c'è una priorità che è quella di aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà economica o che possono scivolare in una condizione di povertà. Quante famiglie vi aspettate che facciano richiesta? Ma noi stimiamo circa 1.800-1.900 nuclei familiari in relazione alle azioni di sostegno al reddito. C'è già un impegno di spesa dunque? Sì, c'è già un impegno di spesa distribuito su più capitoli. Diciamo che tra assistenza familiare nuova e reddito di maternità pensiamo ad un intervento che alla fine muoverà circa 4 milioni di euro. È sufficiente essere nati a Milano? C'è qualche altro vincolo di residenza, di altre condizioni? No, c'è un vincolo riguardante il reddito e la nascita e la residenza nel Comune di Milano, quindi non solo si deve nascere a Milano ma si deve essere ovviamente anche residenti nel Comune di Milano. Per il buono per le babysitter avete già deciso quanto sarà, chi verrà dato o è ancora un'idea? Ma noi pensiamo che diciamo, tutti questi interventi debbano riguardare una fascia che è quella dei nuclei familiari sotto i 17.000 euro di ISEE. E dunque non solo le famiglie nella maggiore condizione di povertà, a cui tradizionalmente magari vengono erogati servizi di assistenza domiciliare in regime di gratuità, ma anche a nuclei familiari che se non aiutati e supportati in una fase difficile come quella in cui viviamo, rischiano di finire in una condizione di povertà. Grazie.